Ciao bimbi del Paese del Sole! Ho da raccontarvi un incontro molto speciale che sono sicura vi farà molto piacere. L'altro giorno ero a casa e stavo leggendo un bel libro. Leggevo, sfogliavo. Ad un certo punto però, bimbi, suona il campanello. Che sarà? Ma vado ad aprire e indovinate un po' chi è passato a trovarmi. Il nostro amico Piuma! Era proprio lui! Non riuscivo a credere ai miei occhi. Mi ha detto che è passato a salutarmi perché aveva un po' di nostalgia dei suoi amici del Paese del Sole e voleva sapere un po' come stavate, cosa stavate facendo. Allora io gli ho raccontato che stavate tutti bene e che il vostro viaggio per l'Italia stava continuando. E allora gli ho raccontato tutte le avventure fantastiche che avete continuato a fare insieme al vostro amico Moreno. E lui, bimbi, era felicissimo. Era contentissimo di sapere tutte le vostre fantastiche avventure. E dopo che abbiamo parlato, mi ha detto che si stava preparando anche lui per un nuovo viaggio e che quindi mi doveva salutare perché si doveva andare a preparare. Ma prima di andare via, però, sarebbe passato anche a fare un saluto a Maestra Silvia. Ciao bambini del Paese del Sole, ho una cosa da dirvi. Piuma è passato anche da me per salutarmi e mi ha raccontato che la sua avventura è tornare a casa, sapete dove? Nell'Antartide, perché vuole riabbracciare la sua mamma e il suo papà. Bimbi, però, quando mi ha detto che avrebbe intrapreso questo viaggio, mi sono un po' preoccupata perché lui rimane pur sempre un cucciolo d'orso. Così gli ho chiesto se avrebbe fatto questo viaggio da solo e lui mi ha risposto: ma certo che no! E mi ha raccontato di aver conosciuto una nuova amica proprio mentre faceva i preparativi per tornare a casa. E sorpresa delle sorprese! Chi è questa amica? È una simpaticissima e dolcissima balena che senza esitare si è proposta di accompagnarlo. E adesso Piuma è davvero pronto per partire e per fare rientro a casa. Ehi bimbi, è arrivata proprio l'ora dei saluti. È arrivato il momento di salutare il nostro amico Piuma e di augurargli buon viaggio. Lui ci manda però un grandissimo abbraccio e tanti baci. È proprio contento di averci conosciuto e di aver passato quest'anno insieme a noi. E allora salutiamo tutti insieme il nostro amico Piuma. Ciao Piuma, è stato bello passare il tempo insieme a te! Ciao bimbi del Paese del Sole! E sì, è arrivata proprio l'ora di tornare dal mio papà e dalla mia mamma. Ma questa meravigliosa avventura fatta con tutti voi la porterò sempre nel mio cuoricino. Ciao bimbi del Paese del Sole!